Amici del Mercato Nero, oggi vi farò vedere una cosa importantissima per non farsi rubare più il pallone. Ragazzi, io vi vedo al campetto ogni volta che state attaccando l'avversario, non proteggete il pallone, non sapete come tenere il pallone per poterlo battere o per attaccare. Tranquilli, perché oggi vi faccio vedere come fare. Ogni volta che sono in possesso del pallone o ho l'avversario di fronte, io devo proteggerlo dall'avversario, quindi non lo posso esporre. Quello che devo fare è tenere il pallone più vicino al corpo possibile per proteggerlo ed essere però pronto sia a tirare che a partire in palleggio che a passare, nel fare la triplice minaccia in pratica. Osservate bene, il pallone non lo espongo ma lo tengo vicino al corpo. Guardate, la mano di riferimento è dietro, l'altra è laterale. Osservate la T che formano i due pollici, vedete? T. In questa posizione posso partire in palleggio perché il pallone viene spinto dalla mano che sta dietro. Osservate, mano che sta dietro spinge il pallone anche in una partenza incrociata, vedete? Sempre pronto sulla spinta. Allo stesso tempo sono pronto per tirare, vedete? Pallone carico, pronto per tirare. La mano d'appoggio è laterale, pronto a sostenere il pallone, vedete? Eccolo qua, protetto. Nel caso in cui dovessi fare un cambio di mano, ci sarà questo movimento. Vedete? Io non muovo le mani, muovo solo le spalle e le braccia. In pratica, spostando il pallone da qui a qui, inverto le mani di spinta, quindi la destra, che in questo caso è la mano di spinta, spostandola lateralmente diventa la sinistra la mano di spinta e la destra la mano laterale. Come avete visto, non faccio curve ma sposto il pallone da destra a sinistra. Le mani non si muovono, si muovono solo le spalle e le braccia. Quindi da qua, laterale, partenza in palleggio. Tengo il pallone protetto, voglio andare di là, sposto, vado di qua. Facile, no?